Ora la parola a Giovanna Cosenza, core come Emilio Romagna. Buonasera a tutti, sarò breve perché so che dopo questa introduzione vi si permette di mettere le mani in pasta e credo sia molto interessante vederla online, la nuova rete civica. Allora, io sono qui come presidente del Corecom, che è il comitato regionale che si occupa di comunicazione e che naturalmente ha anche internet fra i vari media di cui si deve occupare, con un'attenzione che riguarda il rapporto fra i minori e internet. Ma sono qui anche come docente universitario, insegno a Scienze della Comunicazione a Bologna e presiedo Scienze della Comunicazione a Bologna, e come cittadina che si occupa di web da quando il web è nato, perché prima di entrare in università avevo la piccola impresa, allora non si chiamava ancora spin-off universitari, però lo era, e quindi cominciai a lavorare sul web quando proprio il web nasceva, a metà degli anni 90, perlomeno in Italia a metà degli anni 90 arrivò. E il progetto che ci è stato presentato oggi, come diceva sia il sindaco Merola che l'assessore Lepore, che ringrazio per avermi invitata, è molto ambizioso. Questo come cittadina e come docente che si occupa di nuovi media e lo fa a Bologna da tanti anni mi inorgoglisce. Devo dire che questo moto di orgoglio e di felicità e di soddisfazione per essere bolognese di adozione, se non di nascita, per lavorare, per vivere a Bologna, l'ho avuto un paio di volte nell'ultimo anno e l'ho anche espresso pubblicamente. La volta precedente, immediatamente questa, che è appunto l'orgoglio per questo lancio di oggi, era la presentazione del City Brand, che mi entusiasmò. Io, fra l'altro, per chi mi conosce, insomma, non sono dai facili entusiasmi, e quindi nell'entusiasmarmi e nel condividere il mio entusiasmo con voi, con il sindaco, con l'assessore e con tutti voi che avete partecipato a questo lancio, mi sento anche di dire che l'ambizione è talmente alta e magari stiamo attenti ai rischi. La questione del collego il City Brand con questo progetto, con questo lancio, perché mi sembrano di pari livello di ambizione, nel senso che sono il frutto di un lungo lavoro interessante e finalmente orientato ad uno sguardo internazionale vero, ma sono soprattutto qualcosa che è un punto di partenza. Dimostreranno la loro validità a maggior ragione sia il progetto del City Brand che la nuova rete civica, che è Iperbole, e tutto ciò che implica, che è stato appena spiegato, più nella gestione. Cioè, ovviamente sono il frutto di un progetto interessante, lungo e articolato, quindi un lavoro collettivo di progettazione, ma nel momento in cui vengono lanciati e presentati, ecco che comincia un lavoro ancora più complesso, perché proprio nella loro gestione che verificheremo se questa ambizione avrà effetti, manterrà le promesse, molte, che di fatto fa. E, ambizione dal punto di vista della trasparenza, perché sono le cose che ci sono state presentate appena dall'assessore, ambizione dal punto di vista dei servizi online, ambizione dal punto di vista della community. Allora, metto l'accento su due punti in particolare, che sintetizzo con due parole: quantità e qualità. Quantità. Che cosa vuol dire quantità? In rete i punti di aggregazione forti, e suppongo un punto di aggregazione forte quello che riguarda la città di Bologna, la città metropolitana di Bologna, devono fare numeri. Alcuni numeri ci sono stati mostrati, sono in crescita, in rapida crescita. Questa crescita dovrà essere sempre più rapida e sempre più veloce, perché la rete funziona così. Tipicamente le amministrazioni pubbliche tendono a confrontarsi al ribasso, magari guardano la vicina città, dicono siamo abbastanza contenti perché stiamo facendo più della città vicina, magari si confrontano, non dico con una città vicina non comparabile dal punto di vista dei numeri, ma con una città vicina comparabile dal punto di vista della grossezza, no? Metropolitana, e si accontentano. L'orizzonte su internet è globale, per cui occorre guardare all'Europa e al mondo, quindi i numeri dovranno avere l'ambizione e dovranno
raggiungere, no, questo obiettivo di confrontarsi continuamente con quanto fanno le gemelle, che quelle le città gemellabili dal punto di vista della loro presenza in rete in Europa e non solo in Europa ma nel mondo, perché così funzionerebbe nel privato. Nel privato non ti puoi confrontare soltanto con l'azienda limitrofa, ti devi confrontare ad un livello globale. Numeri che riguardano le visite, numeri che riguardano i followers, numeri che riguardano la presenza nella comunità. Attenzione, il rischio dell'accontentarsi dei numeri guardando solo al piccolo, no? Quindi un'ottica un pochino provinciale, un po' chiusa, un po' autoreferenziale, non è solo delle pubbliche amministrazioni, è un pochino della politica italiana. Penso a quello che fanno i politici italiani su Twitter, che pensano di avere un sacco di, come dire, consenso, perché confondono il consenso con i numeri di seguaci, di followers su Twitter, che in realtà non vogliono assolutamente dire nulla, perché Twitter resta, per esempio, faccio questo esempio perché è un ambiente di comunicazione molto amato dalla politica italiana, è un salottino di comunicazione in cui i politici comunicano con i giornalisti e viceversa, con gli uomini e le donne di spettacolo, c'è un'autoreferenzialità e c'è una ristrettezza di numeri. Basti pensare che su Facebook ci sono fra i 23 e i 25 milioni di italiani ed italiane, su Twitter ci sono circa 5-6 milioni, scusate, di account, e quindi già questa, no, differenza numerica ci rende consapevoli del carattere elitario di quell'ambiente. Ho fatto l'esempio di Twitter perché è molto noto, ma è molto tipico dell'Italia, della politica italiana, e quindi lo addito come rischio da non correre. Ora, i numeri non sono sempre portatori di qualità, e quindi la parola chiave che avevo proposto, quantità, va ovviamente affiancata alla qualità. Qualità di che cosa si fa in rete? E anche qui l'ambizione del progetto Iperbole è alta. Qualità dal punto di vista della trasparenza, qualità dal punto dei servizi, qualità dal punto di vista della community. Qualità, parola generale e generica, se vogliamo, che però che cosa davvero si fa? Allora, il primo rischio che vede una cittadina, innanzitutto, e io sono tale, di Bologna, ma anche un po' un'addetta ai lavori, è: riuscirà il Comune di Bologna, la community del Comune di Bologna, la community di Iperbole, a attirare i cittadini e le cittadine bolognesi e in senso lato e non soltanto in questo ambiente fatto apposta per farli comunicare, per aprire blog, per farli sentire partecipi di una comunità? Perché un cittadino o una cittadina dovrebbe accedere a questo spazio creato appositamente dal Comune di Bologna e dai soggetti che hanno partecipato a questo progetto, invece di continuare a usare il suo blog, invece di continuare a usare il suo profilo Facebook, il suo account Twitter e interagire con la community che sente viva per ragioni professionali, per ragioni culturali, per ragioni personali, eccetera, eccetera? Questa è una scommessa, cioè non è guardare soltanto i rischi, è la prima difficoltà effettiva che si incontra quando si propone un progetto così. La si incontrerebbe anche con un progetto meno ambizioso, ed è la vera sfida. Qualità nel senso che le persone, i cittadini, le cittadine bolognesi e non soltanto i non residenti, perché lo spazio della community è aperto ai non residenti, dovranno aver voglia di venire qua, e non dovrà anche, neanche in questo caso, esserci quel rischio di autoreferenzialità che spesso si vede anche nelle migliori famiglie, attenzione, non soltanto in Italia. Le reti civiche hanno un po' questo destino anche altrove, in cui diciamo opinion leaders, politici, simpatizzanti e persone diciamo di spicco e di riferimento su un territorio si parlano un po' fra loro. La vera scommessa, la vera community invece è allargare e dimostrare ai cittadini e alle cittadine bolognesi il di più, attirarli, dimostrando loro il di più che possono fare in questo ambiente. Come si può evitare il rischio e mantenere la promessa, come si fa sempre in rete, laddove la rete virtuale di internet funziona, facendo interagire la rete, il virtuale con il reale. Lavoro capillare di
comunicazione fra l'online e l'offline, convincere offline le persone a interessarsi a ciò che accade online che è offerto dal comune, da questo ambiente. E attraverso mille canali, mille mezzi che sono più spesso fuori dalla rete, fuori da internet e più spesso nel faccia a faccia che in rete. Questo accade nei casi virtuosi di circolo virtuoso fra rete e territorio, accade in tempi di politica online con tutti i trabocchetti, no, che questo comporta, l'ideale della partecipazione diretta e tutte le fiction che sappiamo, accade quando si esce dalla fiction e invece si ragiona davvero in termini di partecipazione e di senso di identità civica. Ultimissima cosa che aggiungo, e ricordo il mio ruolo da docente, secondo me è stata ovviamente la collaborazione con l'Università di Bologna interessante nella fase di progettazione, secondo me lo sarà a maggior ragione nella fase di stimolo e lancio e gestazione, gestione della community. Penso sempre, lo pensavo da quando ero studentessa, che va rafforzato, reso più capillare il rapporto fra gli studenti non residenti, gli studenti residenti, la condizione di un cittadino bolognese nel momento in cui è studente, che magicamente a volte è come se passasse una fase di transizione, no, separata dal resto, rendere più stretto, più vivo, più interessante, più partecipato il rapporto fra gli studenti e la città. Credo che questo spazio possa essere interessante sia per stimolare questo rapporto di comunicazione fra studenti e cittadini, sia magari per partire da lì per coinvolgere anche più cittadini e cittadine bolognesi, indipendentemente dalla condizione degli studenti e dal loro stare in quel limbo particolare transitorio. Mi fermo qui, così lascio subito la possibilità di dimostrare ciò che abbiamo solo presentato. Non so, cedo la parola forse al Presidente, decidi tu a chi la cedo. Vi saluto e grazie ancora per avermi invitato. Grazie Giovanna Cosenza.